Notiziario del 5 settembre 2017, Gio Prestia in studio per aggiornarvi sulle ultime notizie a cura del Corriere di Sciacca.it. Il comune di Sciacca si è dotato di una task force per recuperare i tributi comunali non pagati dai cittadini. Il gruppo di lavoro è guidato dal dirigente Filippo Carlino. Fra le somme che si potrebbero recuperare ci sono sicuramente quelle riguardanti i 13 milioni di euro non incassati in 10 anni. Fra queste non ci sono solo le tasse, ma anche gli stessi oneri urbanistici, importi che a quanto pare giacciono nei cassetti. Mentre si è svolto oggi pomeriggio l'incontro fra il sindaco Francesca Valenti e il vice sindaco e assessore al turismo Filippo Bellanca con i rappresentanti delle strutture ricettive di Sciacca. Lo scopo è quello di iniziare un rapporto sinergico sui temi che riguardano il settore. Si tratta, spiegano il sindaco Valenti e il vice sindaco Bellanca, del primo di una serie di incontri con i quali l'amministrazione comunale intende attivare un proficuo rapporto di collaborazione con gli operatori del turismo, cercando insieme a loro un confronto per migliorare accoglienza e servizi. Il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Milioti in una nota critica l'operato del sindaco Valenti, in particolare accende la miccia sulle comunicazioni del sindaco riferite nella seduta consiliare dello scorso 30 agosto. Milioti attacca il sindaco scegliendo il campo della risoluzione contrattuale con la Girgenti Acque, riportando quanto detto dal sindaco in campagna elettorale circa la rescissione del contratto. Milioti fa riferimento al parere dell'avvocato Giuseppe Mazzarella, al quale è stata chiesta la consulenza sulle possibilità di sciogliere il vincolo con la Girgenti Acque. Per Milioti, il legale dice che per colpa dei comuni dissidenti ogni tentativo di risoluzione del contratto potrebbe risultare velleitario. Il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Matteo Mangiacavallo ha incontrato il neocommissario dell'ASP di Agrigento Gervasio Venuti e dice di aver avuto un'ottima impressione. Si è trattato di un confronto cordiale durante il quale il parlamentare saccense ha chiesto chiarimenti circa lo stato di precarietà della dirigenza medica degli ospedali agrigentini e le soluzioni che il commissario intende adottare per risolvere tutte le criticità presenti, incluse quelle strutturali di alcuni nosocomi, per le quali da tempo sono previsti precisi interventi da parte dell'ASP. Accursio Falco, instancabile pensionato che da decenni ogni mattina allieta tantissimi radioascoltatori con la sua trasmissione Dolce Risveglio in onda su Teleradio Sciacca, non sta fermo neanche lontano dagli studi radiofonici. Ieri mattina si è munito di apposite forbici ed ha pensato di occuparsi personalmente della potatura degli alberi del Giummare all'interno dell'area dove c'è il monumento religioso che risale al tempo normanno. Potature che, a suo dire, sono state trascurate dal comune. Falco si è arrampicato con agilità, come fosse ancora un giovincello, e ha liberato le chiome che invadevano la piccola roccia con le tre pastorelle e la Madonnina. E per il momento è tutto, mi fermo qui. Gio Prestia per il Corriere di Sciacca.it.